Sono in maggioranza donne e bambini arrivati con mezzi di fortuna. Gran parte ha trovato una sistemazione presso parenti e amici, la rete offerta dagli oltre 250.000 ucraini che risiedono nel nostro paese. Sono 75.000 i profughi fuggiti dalla guerra e che l'Italia ha già accolto finora. 475 sono minori non accompagnati. Un flusso in calo, precisa la ministra dell'Interno Lamorgese, dopo il picco delle scorse settimane. I numeri li ha dati in audizione al Comitato Schengen, illustrando il piano di accoglienza messo in campo. Abbiamo aumentato i posti sia nei CAS che nei SAI. È stato anche stabilito che i cittadini ucraini vengano ospitati anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato o meno domanda di protezione internazionale. Solo poche centinaia quelli che hanno chiesto protezione, segno che, continua la Morgese, quasi tutti sperano di poter rientrare presto a casa al termine del conflitto. Una casa che temporaneamente potranno trovare anche nei beni confiscati alle mafie, che per questa emergenza potrebbero rivelarsi particolarmente utili. Ne sono stati individuati 229 immobili per una capacità ricettiva di 1.661 posti. Per chi ha trovato una sistemazione autonoma, l'ordinanza della protezione civile prevede 300 euro mensili per un massimo di 3 mesi, 150 euro per i minori, ma i contributi saranno versati direttamente ai profughi per evitare speculazioni.